un derby alla camomilla. Finisce 0-0 il confronto tra Pisa e Prato. Poche emozioni, tante contestazioni da parte dei tifosi da ambo le parti. I neroazzurri contro squadra e società, i lanieri contro il tecnico Vincenzo Esposito. Clima surreale con più fischi che cori di incitamento. Fotografia di un calcio in cambiamento. Il Prato centra il terzo risultato utile consecutivo, raccimola 5 punti in 3 partite, più che altro porta 7 i pareggi consecutivi ottenuti in trasferta. Il derby è davvero avaro di emozioni. Il primo guizzo è del Pisa, Arrighini grossa, Finocchio di testa, mette fuori. Ancora la squadra del debuttante allenatore Cristian Amoroso. Ricciardi carica il tiro, palla alta sopra la traversa. La replica del Prato con questo colpo di testa di Boccalon che fa il solletico al portiere Pelagotti. Poco dopo ci prova anche l'ex Fanucchi, tiro senza fortuna, primo tempo davvero brutto. Nella ripresa il canovaccio della partita non cambia, poche idee in campo e scarsa mira sotto rete. Prima emozione la seconda frazione di gioco, cross di Costa, mischione in area laniera, sboglia tutto, l'attento sorbo. Replica del Prato, Urso carica al destro, Pelagotti vola a deviare in bello stile, ancora niente di fatto. Il Pisa cerca il vantaggio con questo colpo di testa dell'ex Ayman Napoli che rimette al centro, con Arrighini che non riesce ad intervenire, contrastato efficacemente, anzi energicamente, dai difensori lanieri. È l'ultimo sussulto di un derby davvero brutto, 0-0 senza emozioni e con tante contestazioni. Il Prato guarda avanti, ma l'andamento è lento e con questo Pisa confuso ed in emergenza si poteva usare qualcosa di più.